Ne abbiamo passate veramente tante insieme. Senza batterci alle difficoltà, né alla prima né alla seconda, abbiamo fatto veramente grandi cose insieme. Ma purtroppo tutto finisce. Purtroppo anche il mio dovere qui è giunto al termine. E quindi oggi, miei cari, siamo nell'ultima missione di questo fantastico percorso. Perché sono passati 6 mesi dall'ultima missione? Non perché avessi paura di questa qui, che è difficilissima. Ma ormai, signori miei, mi conoscete. Sono diventato così professionista che ho addirittura la maschera. E quindi signori ci siamo per il Diamond Heist, il colpo più difficile della storia del ladro. E lo affronteremo insieme. Vediamo un poco la situazione. Siccome è il colpo del diamante, suppongo che non ci sia una cifra da superare. Scherzavo. Attenzione! No, mi hanno già visto, cazzo. È impossibile. Probabile che non abbiano visto me perché sta continuando a sparare. Quindi zio, che cazzo? Staranno pestando qualcuno, non lo so. Abbiamo bisogno di 1 milione di dollari prima di andarcene. Va bene, siccome lì c'è una guardia, noi facciamo il giro di qua e vediamo un po' la situazione. Ehi, mi sembra di riconoscere questo posto. Mi sembra di esserci già stato. Mi sembra di aver già rubato qui. Allora, qui ci sono dei scatoloni, ma... Ma quanto sono basso, ragazzi? Un attimo. Ma sono un nanetto. Ma sono l'ottavo nano, probabilmente. Vabbè, qui c'è una scala. Saliamo la scala, però sono veloce come nano. Allora, cos'è qua? Open. C'è nessuno? Ok, con calma ragazzi. So che andrà a finire male, ma noi siamo i ladri professionisti, non può andare mai male. Quel coso mi sa che sarà un gran problema. Scendiamo. Pensavo fosse sicuro, e invece no, cazzo. Apri, apri tutto, apri. Non so dove sta andando, nasconditi. Ah, porca puttana. Wow. Molto difficile. Cerchiamo magari di non farci sgamare più. Ma quindi c'era una guardia lì. Dovrebbe essere un problema però. Come facciamo adesso? A meno che non ci sia un'arma su qualche parte del tetto che non ho visto. Non mi hai manco visto, non ho manco salutato. Tu già mi spari. Il ladro può essere professionista quanto ti pare, ma quanto sono basso. E può essere professionista quanto ti pare, ma senza armi posso fare poco. Era un troll. Capito il bastardo. Devo andare di qua. Apri. Ok. Arriverà tra poco, però mi serve un'arma, un qualcosa. Oh, ok. Va bene. È pochissimo, però non fa niente. Vai qua. Chiudi. Oh, cazzo. No. Qualcosa, un'arma, ragazzi. Qualcosa, per favore. No, mi sono chiuso. No, mi sono altamente. Dovrei uccidere una guardia, ma. Molto difficile. Io in questi mesi non ho cercato di evitare questo livello. No. Adesso controlliamo se c'è un'arma da qualche parte. Io vi prego, datemi un'arma. Ma anche un coltellino svizzero, va bene qualsiasi cosa, vi prego. Ok, la guardia quindi se non mi sbaglio è qua. Ma come ha fatto? Ma tu stai scherzando, ma quanti colpi c'hai? Ma non ricarica nemmeno, ma come fai? Scendiamo. Scendiamo. Ok. Un'arma. Qualcosa, un'arma. Questa era una bomba e io non me ne sono accorto. Ok, paura ad aprire questa porta. Ok, no? Apriamo. Shh, ragazzi. Oh, qui non c'è niente. Ok, ci sono tante stanze. E onestamente non so dove possa trovarsi il diamante. C'è la guardia, ragazzi. Dobbiamo correre assolutamente. La bomba. Che non è suonata. Ah, no, è questa. Ok, ti prego, un qualcosa. Non lo so. Devo aprire quella porta. Mi serve un codice. Ragazzi, dobbiamo trovare questo codice assolutamente. Ok, non mi ha visto. La guardia non mi ha visto. Qui non c'è la porta. Ah, la trappola. Ok, adesso prima che mi incazzo. Dov'è l'arma? Mi serve la mia arma. Quello là mi servirebbe parecchio. Ma se adesso non trovo un'arma, non ci vengo più qua. Oh, attenzione. 8647. Ma mi sono chiuso. Dobbiamo aspettarlo e poi scappare. Ho 70 di vita. Mi hai chiuso, mi hai preso. Una spintonata la potrei anche dare. Invece no, stai lì ferma a spararti. Adesso sappiamo che il codice è qua, sperando che sia di nuovo qui. Oh cazzo, non c'è ragazzi, non c'è. No, faccio un bordello. Frattempo prendiamo cose inutili, va bene lo stesso. Prendiamo codice, un qualcosa, vi prego. Posso bere, mi sta raschiando un po' la gola. Ok, abbiamo il codice e abbiamo anche altra roba. 5, 3, 4, 2. Sento i passi della guardia che sta per arrivare qua. Ragazzi, per me potrebbe essere finita qui. Io vi ringrazio per aver seguito con tanta passione questa serie. Vi ringrazio tantissimo dal più profondo del mio cuore. Non finisce qua, stro... Ok, in discesa.
Attenzione alle trappole. Oh. 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 Il diamante l'abbiamo visto, possiamo finire qua questo video. Ok. Saltiamo alla trappola. Oh. Ma porca di una puttana. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma... Non so cosa ho fatto, probabilmente ho sbloccato le porte del diamante, ma queste potrebbero essere le mie ultime parole. E potrei aver sbloccato la porta del diamante. Sta venendo qui. Mi dispiace per tutto quello che ho fatto, ok? Mi dispiace un sacco, ma l'ho fatto per fare più visualizzazioni su YouTube. Non volevo davvero rubare, porca. Se mi spara a vista, adesso che mi vede su questo scatolone, mi taglia la testa. Ma stiamo scherzando? Io ho sbloccato soltanto una porta? Ah. 5 hours later. Oh, wow. Essendo un ladro attrezzato, io ho la torcia. Adesso va molto, molto meglio. Adesso va molto, molto meglio. Adesso sapete il ladro che diventa. Adesso il ladro diventa cattivello. Soprattutto se mi mostri la testa. Mi dispiace, bello. Io prenderei volentieri questa K47 ed entrerei qua. Giorno. Mi ha visto, prepariamoci alla guerra. Vaffanculo! Questo è mio. Che c'è? Ma che... Oh ragazzi, ha fatto la mossa. L'idea, adesso che abbiamo un cazzo di AK-47, l'idea sarebbe quella di uccidere tutti. Nessuno merita la nostra paura. Non so chi sia a sparare. Ma dicevo che qui nessuno merita la nostra bravura. Allora, ne abbiamo fatte fuori 3. Adesso non so quante guardie possano esserci. Abbiamo 61 di vita. Con calma, ragazzi. Adesso dobbiamo stare attenti alle bombe. E questa è una stanza vuota, ma io mi ricordo che c'era un interruttore qua. Tu sei morto in posizioni molto strane. Attenzione qua. Qui c'è un'altra cosa. Non ci sono più interruttori, ragazzi. È incredibile. Io vi prego, non ce la faccio più. Sono stanco. Io devo andare in pensione tra un po'. Cos'è? Ma chi è che ha messo delle spine sul pavimento? Da quale idea malsana è uscita quest'idea? Non lo so. Da quale testa malsana è uscita quest'idea? Fottuto interruttore, mi sto incazzando. Non dovrebbero essere rimaste guardie qui, quindi possiamo stare tranquilli, ma neanche così tanto. Perché comunque c'è sta roba qui e fa molta, molta paura. Assieme alle bombe e a qualsiasi altra guardia che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Oddio. Che cazzo di ansia. Che ansia. Piano. Ok, questa è nettamente la prova più difficile che un ladro professionista come me potesse fare. Siamo a 3 interruttori. Ragazzi, la via per il successo è molto, molto lontana. Salta, salta. Ok, va bene. Cos'è sta roba? Io credo che esploda, quindi stiamo attenti. Qui dovrebbero esserci 2 interruttori, ti prego. Fa che siano 2. Beh, io salto anche se non c'è bisogno, troppa paura. Dio santo, vai. Ne manca soltanto uno. Io ho un'ansia pazzesca. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo interruttore. Ok, ci siamo. Saltiamo tutte queste bombe, io ti prego, dovremmo esserci. Ho paura di non vedere qualche bomba, che ansia. Oh, oh sì, ti prego. Ci siamo, la porta è aperta. E il diamante, ragazzi. Il diamante è nostro e abbiamo $1.052.600. Magari non c'è un po' con la testa a terra, prendo qualche bomba, mi ucciderò presto. Ci siamo e come? Bella fra, batti 5. Magari resuscita qualcuno, no? Wow! Posso andare a casa? Posso andare a casa? Scusate la voce, da che cazzo improvvisa. Non ero così fomentato da un bel po' di tempo. Il ladro migliore del mondo può salutarvi qua. Scherzi a parte, io vi ringrazio per questa fantastica serie. Se usciranno altre missioni di questo tipo, sapete dove trovarmi. Io vi ringrazio per tutto. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, lasciate un bel mi piace e condividete queste imprese con i vostri amici. Mi raccomando. Ciao ragazzi, al prossimo colpo. Io non ce la faccio più, devo bere, devo fare qualcosa, sto morendo.